Allora, mister De Angelis, siamo ormai a qualche giorno dall'avvio della nuova stagione. Lo United Aprilia ha richiesto proprio in maniera forte e decisa l'arrivo di un tecnico di spessore per la categoria. Ti ringrazio per gli elogi. Sì, in effetti era qualche anno che cercavano di ingaggiarmi, tra virgolette, per far parte del loro progetto. Sono contento di essere arrivato qui perché credo sia l'anno giusto, non solo perché sono già arrivati loro in C2, perché comunque ho veramente visto che hanno molta voglia di crescere e salire possibilmente nel panorama più alto, magari anche una C1 se la fortuna vorrà essere con noi. Allora, mister, non possiamo parlare neanche di ironia della sorte, però lo United si trova non più nel classico girone, diciamo, del sud pontino, meno nell'area pontina, un girone che può riservare molte sorprese questa stagione. Sicuramente, anche perché non ce l'aspettavamo. Sinceramente è stato quasi una beffa per noi e per me in particolare, che gli ultimi 4 campionati li ho disputati nel girone D. Quindi la conoscenza specifica dei campi e anche di molti degli atleti delle altre squadre mi avrebbe sicuramente agevolato il compito. Ora il fatto che ci abbiano collocato tra Castelli e Roma Sud, in parte soltanto per fortuna, un po' ci ha fatto rivedere i piani, perché comunque io abito a Genzano, quindi ho buona conoscenza del calcio a 5 dei Castelli. Per questo, mister, non ci si sbilancia nel fare proclami. Ma sicuramente andremo incontro ad affrontare delle squadre magari anche meno arrembanti dal punto di vista fisico, ma molto più esperte e pronte tatticamente per questo sport. Il calcio a 5 tra i Castelli e Roma si è evoluto negli anni passati, successivamente in un certo senso si è allargato nella zona pontina, Aprilia, Latina e poi magari verso il sud del Lazio. Quindi loro partono avvantaggiati perché giocano calcio a 5 di buon livello già da 20 anni a questa parte almeno. Allora, capitan Trobbiani, siamo all'inizio di una nuova stagione, sempre qui presenti, sempre con lo United Aprilia, nuova veste soprattutto anche nelle maglie, ben presentate, ben 4 maglie, 2 dei portieri, 2 per i giocatori di movimento. Che stagione a questo punto ti aspetta, anche perché adesso cominciano ad essere veramente tante le stagioni? Le stagioni sono tante, io sono ancora qui da calciatore, tu sei ancora qui da giornalista, intervistatore, sono contento che ci siamo, diciamo questo. Allora, niente, inutile ripetere ciò che hanno detto anche i miei colleghi e la società per quanto riguarda il girone è questo, lo affronteremo nel meglio dei modi e, come ho già ripetuto già diverse volte, faremo bene, l'importante è fare bene, siamo una neopromossa. Dobbiamo dimostrare sempre e solo a noi stessi quello che siamo, ci aspetteranno come una neopromossa, aspettiamo e vediamo. Ecco, allora, l'esordio casalingo contro la Forte Colleferro, che tra l'altro qualcosa cominciamo anche a conoscere di questo girone, però è un girone un po' particolare perché è quello dove anche nelle passate annate, nei precedenti campionati, si è veramente giocato un po' di più, come almeno ci dicono anche quelli... gli addetti ai lavori, preferibilmente rispetto a quello del sud pontino. Questa cosa è un po' forse una sorta di campanilismo. Ma guarda, io ho appena visto il calendario, ti dirò, sono stato felice, a detta degli altri invece che hanno un po' storto la bocca, come si suol dire. Perché? Perché ci misuriamo con altre realtà sicuramente più attrezzate, più forti di noi, come no? Il gioco di parole Forte Colleferro non è solo l'omonimo, ma è forte davvero, quindi incontrarla alla prima di campionato può voler dire per noi un buon esame alla prima di campionato, quindi arrivare bene preparati e vediamo quello che succede. Noi siamo 12 giocatori più il mister, loro sono 12 giocatori più il mister, ce la giochiamo alla pari, quindi in bocca al lupo a loro soprattutto, in bocca al lupo a noi. Allora, Celestino Pacchiarotti, forse è affidata la fase più importante, quella della preparazione alle gare, essendo il team manager di questa società, un ruolo che comunque è veramente molto importante se si pensa che, come si dice, ai dirigenti non ci si pensa mai, però è un gioco di parole, però quest'anno veramente può essere veramente determinante il ruolo del team manager.
Sì, diciamo che siamo una società nuova, non ho grande esperienza in questo settore, però sicuramente ce la metto tutta per dare una mano ai ragazzi e al mister per preparare al meglio la stagione. Ecco, ma svegliamo anche un piccolo segreto, perché dicevamo è delicato il ruolo del team manager. Qual è veramente la fase più importante prima di andare in campo o gestire proprio durante la gara quei momenti che poi sfuggono al tecnico? Sicuramente è tenere una concentrazione massima per far sì che il mister e anche i ragazzi siano sempre impegnati al meglio per quello che fanno.